Buonasera, farei un applauso immediatamente a Claudio Martelli. Averlo per noi è un grande onore. Ha scritto un libro, ve lo dico da libraio, che meriterebbe essere letto nelle aule delle università e dei licei per far capire cos'è stata quella tragedia. Il libro è Vita e persecuzione di Giovanni Falcone, pubblicato dalla Nave di Teseo. Discute con Stefania Pellegrini. Quando Stefania mi ha detto questa cosa, ho preso in mano il libro e ho guardato, e vi assicuro che il libro meriterebbe, come dicevo prima, di essere letto ad alta voce. Dico solo una cosa, che la voce dei libri nasce con la collaborazione del Comune di Bologna e l'istituzione delle biblioteche del Comune di Bologna, con il contributo di Coppa Alleanza 3.0 e con il sostegno di BPER, una banca che dà voce ai libri e alla conoscenza di cosa contengono i libri. Abbiamo anche con noi una giovane della scuola Galante Garone che ci legge un piccolo brano del libro. Non abbiamo il tempo per andare oltre nella lettura, ma ci penserà Stefania a introdurci benissimo. Ringrazio ancora di aver accettato questo incontro. E sono convinto che convincerai a chi ha dei dubbi a capire più a fondo qual è stata quella tragedia di quell'uomo. Grazie. Vai. Grazie. Lascio la parola al dottor Sergio Lo Giudice per un saluto. Capogabinetto del sindaco di Bologna, città metropolitana. Grazie. Grazie Stefania, io porto il saluto del sindaco Matteo Lepore che avrebbe dovuto essere qua, mi è rimasto bloccato dall'altra parte, ma ci teneva che ci fosse qui la voce, la presenza, un saluto del comune della città metropolitana, tanto per salutare Claudio Martelli che è qui fra noi, ma anche e soprattutto per testimoniare la vicinanza al tema di cui tratta il libro di Claudio Martelli, la figura di Giovanni Falcone che lui ha conosciuto bene, insomma, come suo ministro della giustizia e che tutti noi conosciamo bene per quanto ha influito sulle nostre vite e soprattutto, lo dico appunto da rappresentante in questa sede delle istituzioni, sul modo in cui le istituzioni si relazionano con questo tema. Noi abbiamo appena fatto partire, c'è dentro anche come contributo fondamentale il lavoro di Stefania, della professoressa Stefania Pellegrini, un protocollo per la metropolitano per la legalità che mette assieme le istituzioni, i sindacati, le associazioni da libera, ad avviso pubblico, quindi i comuni, quasi tutti i comuni dell'area metropolitana di Bologna stanno dentro l'associazione avviso pubblico, perché soprattutto in un momento in cui il tema delle grandi opere che stanno arrivando sul nostro territorio, i fondi PNRR, di tanti soldi da spendere molto in fretta, presuppone per ogni amministrazione locale, per ogni singolo amministratore di sviluppare tutti gli anticorpi possibili rispetto al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. E ho usato un termine, infiltrazione, che per quanto riguarda la nostra terra è un termine ormai superato da quando il processo Emilia ci ha fatto conoscere delle forme di radicamento stanziale della mafia anche in Emilia. Solo questo saluto volevo portare, quindi buona serata a tutti voi, ancora grazie a Claudio Martelli per essere venuto a Bologna a parlare di questo tema per noi così importante. Grazie. Grazie. Prima di iniziare lascio la parola a Veronica che ci leggerà un brevissimo brano del libro. C'è chi non gli perdona l'insubordinazione alle gerarchie interne della NM e agli ordini di scuderia, chi gli imputa le simpatie americane e la collaborazione con l'FBI, chi le idee controcorrente sull'assurda obbligatorietà dell'azione penale, sul PM, parte in causa e guida della polizia giudiziaria e perciò in radice diverso dal giudice. Chi contesta le sue prediche sulla necessità di specializzare e coordinare i pubblici ministeri e gli oppone astratti precetti, chimere infantili o pretestuose del genere che tutti i magistrati devono saper far tutto. E sono schiere i colleghi che lo detestano per la notorietà, la popolarità e per l'aura mediatica del migliore e del più coraggioso
che avvolge il vincitore del più grande processo della storia. Poi ci sono quelli, ovunque numerosi, che più che servitori dello Stato sono servitori del potere. Quale che sia il potere di turno, quello dei superiori, quello che ha la maggioranza, quello più vicino a cui raccomandarsi, quello della corrente, quello della NM, quello del CSM, ovunque ci sia il potere, un potere, ci sono i suoi servitori. Lo Stato è un'entità astratta, lontana, spesso inavvicinabile. Invece il potere è vicino, concreto, raggiungibile e familiare. Ha il volto di un amico, di un conoscente, di un pari grado meglio introdotto. Il senso del potere è molto più diffuso e radicato del senso dello Stato, anche tra quelli che dovrebbero servirlo. E il realismo, che induce a servire o a secondare e lasciarsi guidare dal potere, è l'ideologia dominante. Bene, buonasera a tutti. Iniziamo questa chiacchierata. Innanzitutto io voglio ringraziare Romano e tutta l'organizzazione per avermi permesso di dialogare con Claudio Martelli per questo libro bello e necessario sulla vita e la persecuzione di Giovanni Falcone. Claudio Martelli non ha bisogno di essere presentato, in questa ora cercheremo di parlare di un periodo specifico della sua esperienza politica. Ricordiamo che dall'89 al 91 è stato vicepresidente del Consiglio, del 92 al 93 ministro di Grazia e Giustizia. Più o meno il periodo è quello, le vicende narrate in questo libro fanno riferimento a quel periodo, però Claudio Martelli le narra 30 anni dopo, quindi con una consapevolezza diversa, con 30 anni di percorsi, percorsi fatti e percorsi non intrapresi. Quindi è un libro che io ho cercato di definire, ma non ho trovato altro termine, che è un libro che è un atto d'amore. Ho pensato che fosse banale chiamarlo un atto d'amore, poi ho pensato che non c'è mai nulla di banale nell'amore, in qualunque forma esso si manifesti. Però è un libro molto amaro, molto duro e molto amaro. Io l'ho comprato immediatamente, la sua pubblicazione, ma confesso non l'ho letto, come forse preso da un timore riverenziale nei confronti della figura, dell'autore e anche del soggetto. L'ho ripreso dopo mesi e mi ci sono praticamente immersa. È un libro che è, dicevo, essenziale, necessario, che ci dà tante informazioni importanti. Io studio questo fenomeno da più di 15 anni, lo insegno. L'università, ci sono informazioni che io non conoscevo, quindi un ringraziamento per questo libro. Inizia con una breve narrazione storica sulla mafia. Io da giurista ho apprezzato moltissimo questa brevissima introduzione storica, perché per parlare di mafia è necessario conoscere il fenomeno dal punto di vista storico. Però poi entra subito nell'argomento. Noi dovremmo ovviamente saltare, perché il libro è molto, molto, molto denso, molto intenso, e cercheremo di trattare le questioni più accattivanti, benché sia tutto il libro molto accattivante. Parla del metodo Falcone, però non si sofferma sul solito follow the money, ma su qualcosa di molto più complesso, cioè sulla capacità di coordinare le indagini. Lei parla del metodo Falcone con un miracolo laico e pragmatico, un miracolo della fatica, dell'intelligenza, delle relazioni internazionali. Sottolinea l'attitudine a connettere le indagini che fino allora erano spezzate, ma che poi dopo vennero nuovamente spezzate nel momento in cui Falcone venne allontanato
dalle indagini, quella che è la convergenza del molteplice. Lei incontrò Falcone per la prima volta nel 1987 e parla del primo Falcone, cioè del Falcone magistrato, e lei parla della una prima lezione di mafia che Falcone le impartì. Subito il dialogo sul maxi processo che era appena iniziato, sui dubbi, anche sul fatto che le tutele, diciamo anche rispetto alle processuali, potessero essere garantite anche in un processo con 475 imputati, le rassicurazioni da parte di Falcone e anche immediatamente la narrazione dei rapporti tra mafia e politica, il ruolo tra mafia e politica. Come ricorda quel suo primo incontro, in quel primo studio, in quel contesto, nel momento in cui ancora doveva tutto accadere? Buonasera, grazie per questa occasione di presentare un libro, mi tengo moltissimo, più che per me, per la verità, per ristabilire la verità su Giovanni Falcone, su chi lo ha amato, lo ha sostenuto e su chi lo ha combattuto e perseguitato. Era necessario, dopo che si era accumulata molta polvere su quegli anni terribili, in particolare su quell'estate del 1992, in cui è accaduto gran parte delle cose che hanno segnato la successiva storia d'Italia. Era necessario per me, perché mi arrovellavo da tempo sul significato di una frase di Borsellino, che Borsellino, il migliore amico di Falcone, pronunciò pubblicamente un mese dopo la strage di Capaci. Quella frase suona così: lo Stato, virgola, la magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro, ha cominciato a far morire Giovanni Falcone in quel gennaio del 1988 in cui il Consiglio Superiore della Magistratura bocciò la sua candidatura a guidare l'ufficio istruzione di Palermo. Questa frase di Borsellino non mi dava tregua e non mi ha dato tregua a lungo, perché non riuscivo a spiegarmi che cosa significasse quel "la magistratura ha cominciato a far morire Falcone". Sappiamo tutti che Falcone è stato ucciso dalla mafia, e se certamente Falcone rimase amareggiato, diciamo anche incazzato nero per quella bocciatura, non si muore per una bocciatura. E quindi mi è sembrato a lungo come un'esagerazione da parte di Borsellino quell'affermazione. Mi è sembrato così perché non avevo capito che cosa intendeva dire Borsellino e che cosa c'era alle spalle prima di quell'affermazione. Facciamo un attimo mente locale, facciamo fuoco su un momento cruciale di questa storia. Alla fine del 1987, io avevo conosciuto Falcone 6 mesi prima e ne avevo avuto un'impressione che resterà indimenticabile, per la serietà, per la misura, per l'intelligenza e vorrei dire la moderazione dell'uomo. Non era un magistrato d'assalto, era il più bravo, il più capace magistrato antimafia al mondo, e così era riconosciuto da tutte le autorità che nel mondo combattevano le loro mafie. Era un uomo probo,
l'ho detto in una conferenza, un ragazzo mi ha interrotto dal fondo, dice: ma cosa vuol dire proprio? Aveva ragione a chiederlo, più di quelli che non lo sanno e non chiedono spiegazioni. Bisogna sempre chiedere spiegazioni quando non si capisce. Proprio non vuol dire solo genericamente onesto, vuol dire essere un uomo retto, giusto, che si comporta con ammirevole coerenza e che mostra il coraggio tutte le volte che è necessario. Falcone era probo anche perché non barava mai, non alterava le indagini, tantomeno le testimonianze, perché aveva in mente un teorema. Se qualcosa durante un'indagine smentiva le convinzioni che si stava formando, lui ne era lieto, non infastidito, perché sentiva che stava evitando un errore che lo avrebbe altrimenti costretto a rinunciare all'indagine, oppure gli avrebbe consegnato un'indagine inutile o malfondata. Per esempio, la sua probità si rivelava quando interrogava i testimoni, quelli che poi diventeranno i famosi pentiti di mafia, di cui Falcone più di tutti conosceva l'importanza. Però non si è mai fatto irretire in un gioco di scambi con i pentiti. Se qualcuno mafioso gli chiedeva di parlargli da dentro un carcere, lui lo incontrava, si sedeva al tavolo di fronte a lui e poi gli diceva: lei ha chiesto di parlarmi, parli. Non è che gli raccontava la sua indagine, gli faceva capire che cosa gli interessava di sentirsi dire, per poi incastrare quel racconto nel suo teorema. No, non doveva dare indizi a quello che a tutti gli effetti era ancora un imputato su quale fosse il punto in cui lui era arrivato e quali verità gli mancassero, perché quando un magistrato si comporta così fa da suggeritore al pentito e il pentito gli dà quello che lui vuole sentirsi dire. In quel modo si avvia appunto uno scambio. Io ti racconto quello che a te interessa sapere e tu mi darai qualche beneficio di pena, sconti, magari addirittura un programma di protezione. Questo era il modo più indecente di condurre un'indagine antimafia, perché era un'indagine inquinata in partenza, se condotta con questa misera volontà di ottenere un successo professionale, anche se mal fondato. E quanti ne abbiamo visti i processi di mafia finiti in non nulla, proprio perché il fondamento probatorio, le prove, mancavano e anche le testimonianze erano incerte, lacunose o addirittura devianti rispetto alla ricerca della verità. Lui, che si avvalse più di ogni altro delle testimonianze dei pentiti, non è mai stato smentito, mai. Ma per stringere su questo punto, con le sue armi, col suo metodo, con la sua pazienza investigativa, con l'aiuto di altri colleghi del pool antimafia, di Borsellino, di Ayala, di Lello, di Guarnotta, imbastì il più grande processo alla mafia che sia mai stato fatto. Il processo fu un'incredibile odissea, ha detto la nostra presentatrice, per la complessità. Però fu condotto magistralmente dal presidente del tribunale Giordano, che resistette a tutte le pressioni. Tenete conto che 450 imputati vuol dire quasi altrettanti avvocati, e tutti hanno diritto di parlare, e tutti hanno diritto di difendere i loro assistiti, e tutti hanno il diritto, se ci riescono, anche a disorientare i giudici e la giuria.
Il processo ha resistito per 2 anni a tutti i tentativi di farlo naufragare. Quando l'ho conosciuto, come è stato ricordato, io ero un po' perplesso perché avevo assistito appena un anno prima alla manomissione processuale del grande processo La Camorra Napoletana, quello in cui fui coinvolto ingiustamente Enzo Tortora. Quel processo fu iniziato con una ondata di arresti sensazionali, quello che in quel momento forse era il più popolare presentatore televisivo d'Italia, viene arrestato quasi all'alba in un albergo del centro di Roma, trascinato per via del corso in manette, dopo aver naturalmente avvertito le televisioni e tutti quanti i giornali per spettacolarizzare questo colpo che si rivela essere un colpo falso, una falsa pista. Quel processo con 800 imputati, ci furono 120 casi di errori per omonimia, ed anche il caso Tortora molto probabilmente nasce da un errore di omonimia. Non era Tortora, Enzo Tortora, il cassiere della Camorra, il mercante di morte, il narcotrafficante come veniva dipinto dai magistrati della Procura di Napoli, che ciò nonostante hanno fatto una splendida carriera diventando membri del CSM. No, il vero responsabile era tale Tortosa, che era effettivamente un camorrista e probabilmente uno degli amministratori degli affari della Camorra. Non di meno Tortora fu perseguitato per 2 anni di galera, fu oggetto di infamie di ogni genere, l'Italia si divise e ce ne fu una metà che si schierò contro Tortora. Da lì nacque la nostra battaglia, nostra e dei radicali e poi via via di tanta altra gente anche senza partito, per riaffermare il primato del diritto contro il calpestio del diritto cui si era assistito a Napoli. Con quell'esempio nella mente chiesi a Falcone, quando lo conobbi, se si fossero preoccupati di evitare rischi del genere. Lui mi rassicurò, direi con un'aria molto serena: no, noi non abbiamo compiuti errori di omonimia, non c'è risultato, non ci sono state neanche proteste di nessun genere. Noi rispettiamo i diritti degli imputati, anche degli imputati di mafia. Io per esempio non ho mai insultato neanche i mafiosi, Giovanni Falcone, non ho mai insultato i mafiosi, lo considero indecente di definirli mostri, di usare tutto un repertorio un po' infantile, un po' eccessivo. Non è di questo che si tratta, lo Stato non punisce insultando i mafiosi, li punisce processandoli e condannandoli, facendogli scontare la pena. Tutto il resto è superfluo, non necessario, risponde chissà a quel bisogno ancestrale, quasi primitivo, della giustizia come taglione, occhio per occhio, come vendetta. Tutto questo era strano, Falcone, che era un uomo moderno, era di cultura laica, illuminista, non era un credente, non era neanche quello che viene dipinto adesso a 30 anni di distanza, cioè una specie di santino aureolato di virtù e che ha inventato tutto, tutto lui. Non è così. Il 41 bis non l'ha inventato Falcone, è stato introdotto dopo la sua morte e lui non ci aveva mai pensato. Aveva inventato cose anche più importanti del 41 bis, come tecniche investigative, come comprensione delle relazioni internazionali della mafia,
come comprensione del fatto che la mafia si era modernizzata molto prima e di più dello Stato. Loro usano Kalashnikov, Magnum 356, tritolo e dinamite a volontà. E noi, Stato, diceva Falcone, noi siamo ancora con l'arco e con le frecce. C'era una sproporzione di mezzi finanziari e militari tra lo Stato e la cosa nostra. E questo è ciò che Falcone ha capito, ha spiegato e ciò a cui ha cercato in tutti i modi di reagire. Coordinare lo Stato, le sue strutture, le sue agenzie, evitare che le tre polizie, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, conducessero ciascuna per conto suo la lotta alla mafia, con il risultato che su certi delitti arrivavano in tre e si pestavano i piedi, e in altri delitti non c'era nessuno perché ciascuno pensava che sarebbe andato il poliziotto, oppure il carabiniere, oppure il finanziere. Questa disgregazione era impotenza dello Stato a controllare, a far retrocedere il fenomeno. Intanto la mafia era diventata, la mafia siciliana, la più potente organizzazione criminale al mondo. Veniamo al punto cruciale, che è anche il punto cruciale del libro, che è quello della persecuzione da parte dei colleghi, cioè di altri magistrati. Posso, se mi permetto, intervenire un po' a gamba tesa? Perché io ritengo che sicuramente questa è la parte più amara, ma più vera, ed è importante sottolineare. E soprattutto quello che nessun altro ha osato dire. Esatto. Diciamo le cose per esatto. Questo. Perché io appunto, qualcuno dei presenti sanno, io tengo questo corso di lavoro intimato e all'interno di giurisprudenza, e all'interno del corso io tengo una lezione sull'infame linciaggio di Giovanni Falcone, una lezione di vita patente. E lei, tant'è che il libro è Vita e Persecuzione, fa riferimento proprio a quello che viene chiamato anche l'infame linciaggio. Volevo dare delle indicazioni molto veloce ai nostri ascoltatori, poi lasciare a lei la parola per dare l'impianto generale della situazione. Tra l'altro il 19 ottobre del 2004 la Corte di Cassazione afferma quanto vi leggo brevemente: non vi è in vero alcun dubbio che Giovanni Falcone, certamente il più capace magistrato italiano, fu oggetto di torbidi giochi di potere, di strumentalizzazioni ad opera della partitocrazia, di meschini sentimenti di invidia e di gelosia, tendenti ad impedire che egli assumesse quei prestigiosi incarichi i quali dovevano essere a lui conferiti, sia per essere egli il più meritevole, sia perché il superiore interesse generale imponeva che il crimine organizzato fosse contrastato da chi si era indiscutibilmente dimostrato il più bravo e il più preparato. Infame linciaggio. Ci sono appunto, quali sono questi prestigiosi incarichi? Proprio elenco velocemente per farvi capire esattamente il livello di oltraggio. Il mancato conferimento all'incarico di consigliere istruttore del Tribunale di Palermo nel gennaio dell'88, incarico che venne concesso a Antonino Meli. Mancata designazione alla carica di alto commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità organizzata, Domenico Sica, nel 10 agosto dell'88, le lettere del Corvo, lettere anonime che accusavano Falcone di aver trasformato Contorno in un killer di Stato, l'attentato alla Daura del 21 giugno dell'89, 500 candelotti di dinamite in una borsa che vennero per fortuna scoperti, ma si disse 50, no, 500 sono capaci. Però si vociferò che la Candelotti con i dinamiti se li fosse messi lui. La mancata nomina a procuratore nazionale antimafia, 17 gennaio del 92, Agostino Cordova. La Cassazione ci parla di strumentalizzazione ad opera della partitocrazia. Lei prende una posizione molto chiara e molto netta ed è un
colpo al cuore leggere le sue parole, che però sono comunque accuse circostanziate, reali e comprovate. Sì, questo passaggio della Cassazione, questo giudizio, mi sembra assolutamente così, senza fondamento, non c'entra niente la partitocrazia, a meno che non si riferisca alla partitocrazia interna alla magistratura. Beh, allora bisognerebbe dire le cose come stanno. Che la volevo portare. Che purtroppo la cattiva politica ha fatto da modello anche al cattivo modo di far politica dei magistrati italiani, divisi per correnti, per partiti. A quel tempo erano divisi su questioni ideologiche, c'erano, come normale, magistrati conservatori e magistrati progressisti, e non sempre avevano ragione i progressisti. Questo che quelli che si ritengono progressisti dovrebbero stare attenti, mi sembra il commento più appropriato anche per le elezioni di ieri. Non è sempre vero che il progresso è la cosa più desiderata dalla gente, non è vero, le cose non stanno così e non è detto che la gente abbia sempre ragione. Carezzarla può essere utile, conquistare un po' di voti, ma non è detto che si faccia il bene, tantomeno il meglio. Io però vorrei tornare sul punto che mi sta più a cuore. Allora Falcone vince il maxi processo, ottiene 20 ergastoli per la cupola mafiosa. La cupola era di vertice. La spiegazione che mi diede la prima volta che lo incontrai mi disse: l'organizzazione mafiosa ha come premessa di tutto la famiglia. Non potrebbe essere altrimenti in un paese come l'Italia, in particolare in una regione come la Sicilia. Il fondamento è la famiglia. Più famiglie insieme formano un mandamento. Il capo del mandamento è eletto. Più capi mandamenti formano la commissione provinciale. L'insieme delle commissioni provinciali forma la commissione con la C maiuscola, il vertice di Cosa Nostra. Ascoltandolo così io gli dissi: ma sembra un partito. E lui mi disse: sì, un partito o lo Stato. Per aggiungere poi, la mafia non è l'antistato, non è in lotta con lo Stato, se può evita accuratamente il conflitto con lo Stato, salvo che non sia indispensabile. La mafia è uno Stato parallelo e difatti si è strutturata come uno Stato. Le famiglie, i mandamenti, le province, l'insieme delle province. La mafia è un'organizzazione unitaria, la mafia siciliana, stiamo parlando di questo, è un'organizzazione unitaria, disciplinata, militarizzata, armata, e capace di penetrare in ogni ambiente, in ogni struttura pubblica. Qual è l'arma vera della mafia? È la paura, è incutere paura, così ottiene obbedienza e così elimina quelli che diventano suoi avversari. La paura, il terrore. La mafia può riciclare migliaia di miliardi di narcotraffico perché ogni anno ha un fatturato di 600-700 morti ammazzati nella sola Sicilia. Ecco perché fa paura, perché uccide. Uccide inesorabilmente. Quest'arma della paura è ciò che, di cui dobbiamo disarmare la mafia. E per farlo bisogna innanzitutto distruggere l'esercito mafioso. Sì, lo so, mi diceva, la gente dice, tutti pensano e ripetono la favoletta per cui ma quando ci sarà lo sviluppo economico anche in Sicilia la mafia sparirà da sola. Sciocchezze, non è così. Non sarà così, non è stato finora così e non sarà mai così. La mafia è cambiata nel corso del tempo. Era la mafia dei campieri, i guardiani dei campi, i bravacci dei latifondisti siciliani, dei baroni siciliani, il cui compito era quello di tenere in riga i contadini, di pestarli
se protestavano, di ammazzarli, se boicottavano. Poi è diventata qualcosa d'altro nel secondo dopoguerra, è diventata mafia degli appalti, si è aggrappata al potere politico e amministrativo e ne ha cercato i favori fornendo a sua volta appoggi elettorali o eliminazioni di avversari. Che è un modo ancora più diretto di appoggiare qualcuno. Questa mafia, lui ha cominciato a distruggerla con il maxi processo, un successo straordinario, in tutto il mondo Falcone era celebrato come il giudice antimafia, in particolare negli Stati Uniti era circondato di ammirazione, di rispetto, di vera benevolenza, parlò al congresso, non era mai successo prima che un giudice italiano o straniero parlasse al congresso degli Stati Uniti, come parlare al nostro Parlamento. Venne ricevuto dal presidente d'allora, il vecchio Bush, padre. E lo stesso gli accade in tanti altri paesi. Lui poi era già di fatto il capo dell'ufficio istruzione di Palermo. C'era ancora Caponnetto, aveva chiesto di andare in pensione e già da tempo aveva affidato a Falcone il coordinamento di questo ufficio formato di magistrati che erano stati scelti uno per uno per le loro capacità, Falcone, Borsellino, Ayala, Quarnotta, Di Lello, tutti scelti da Rocco Chinnici. Hanno formato il pool al quale Rocco Chinnici disse: da adesso in poi voi vi occupate solo di mafia, ve ne occupate dalla mattina fino a notte e ve ne occupate insieme. E questa è l'origine dell'idea del coordinamento tra magistrati. Fino a quel momento in qualunque procura siciliana o italiana, se un magistrato pubblico ministero aveva notizie di qualche delitto mafioso, agiva o non agiva, ma sempre solitariamente. E quindi era uno contro la più potente organizzazione criminale del mondo, in condizione di far sparire le prove, di ammazzare i testimoni e se necessario di ammazzare anche i poliziotti e i magistrati. Quindi era una lotta totalmente impari. Non a caso è successo tutto quello che è successo. Si dava per scontato che Falcone quindi sarebbe stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura, CSM, e sarebbe stato nominato a capo dell'ufficio istruzione. E invece, sorpresa, 16 contro 10, la maggioranza del Consiglio Superiore sceglie un altro. La storia di quest'altro è una storia che mi ha molto interessato. Si chiamava Antonino Meli. Devo dire, ne parlo senza livore, perché ho letto le memorie su questo punto di Borsellino, che racconta che dopo l'assassinio di Falcone, ai funerali di Falcone, a un certo punto si sente tirare per la giacca, si gira e vede questo misero nel senso di piccolo, insomma, uomo, Antonino Meli, che gli si avvicina piangendo e gli dice: io devo chiedere scusa, posso chiedere solo lei, ho fatto una cosa gravissima candidandomi contro qualcuno. Ma veniamo a quando l'ha fatta. Dunque Meli riceve la maggioranza dei voti del CSM e Falcone una stretta minoranza. Indagando sulla figura di Meli, ma non c'era nessuno sforzo da fare, bastava internet per capirlo, ecco perché non mi spiego che tutti continuano a ripetere la stessa sciocchezza, cioè che Meli non si era mai occupato di mafia e che fu scelto al posto di Falcone solo perché era più anziano. Meli aveva presieduto, prima del maxi processo, il più importante processo di mafia, quello per l'assassinio di Rocco Chinnici, il maestro di Falcone, di Borsellino e di tutti gli altri. Quindi non un processo qualunque, un processo di enorme importanza. L'aveva presieduto a Caltanissetta, essendo Caltanissetta la corte competente quando i problemi riguardano magistrati di Palermo. E come lo ha presieduto? Beh, praticamente ha fatto un processo contro il procuratore della Repubblica, che si chiamava Patanè,
Questo Pappalè era certamente un magistrato di quelli esuberanti, però era uno che la lotta alla mafia ci credeva. I due, presidente del processo e procuratore della Repubblica, Medi e Patanè, si scontrano, si insultano gravissimamente. Il processo, secondo Patanè, finisce male, perché sì, vengono condannati alcuni mafiosi per l'assassinio di Rocco Chinnici, ma sulla base di testimonianze e prove così flebili che non reggeranno poi nel processo d'appello e di Cassazione. Ed era stato buon profeta Patanè nel dire: finirà come tutti i processi di mafia in Sicilia, un po' di rumore e poi tutto si scioglie e non succede più nulla. Allora, perché è stato scelto Antonino Meli? Perché era più anziano, ma ce n'erano altri più anziani che si erano anche loro candidati, quindi questo argomento non sta in piedi. Meli viene scelto perché ha dato prova di saper tenere in riga un procuratore esuberante, uno a cui lui opponeva il fatto: lei cerca il suo protagonismo personale. Il protagonismo era anche l'accusa che veniva rivolta sempre a Falcone. Beh, certo, quando un magistrato diventa famoso perché vince il maxi processo, succede che le televisioni di tutto il mondo lo intervistino, che i giornali ne parlano, che si scrivono dei libri su di lui, che persino la stampa internazionale venga in Italia, pensano a Marcel Padovani, una lista di punta del Nouvel Observatore francese, che si accetta con molta modestia di seguirlo ovunque, raccogliere le sue idee, le sue pese, per poter scrivere un libro su di lui. In realtà quel libro, Cose di Cosa Nostra, è l'unico libro di Falcone, anche il mio è un libro su Falcone, ma non è di Falcone. Quello di Marcel Padovani è invece un libro di Falcone, perché lei, è lui che parla sempre, lei non preferisce parole. Bene, questa fama immensa, smisurata, non è servita assolutamente a nulla. Ma cosa era successo a Falcone nel corso di quella selezione, di quell'esame, di quel giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura? Mi presta? Allora, all'indomani del voto del Consiglio Superiore della Magistratura, uno dei magistrati che aveva votato a favore di Falcone, Vito D'Ambrosio, lo chiama con l'intenzione di rincuorarlo e gli dice: coraggio Giovanni, la prossima volta nomineremo te. Falcone, come infastidito, gli risponde gelidamente: ma quale prossima volta? Non lo sai che l'ufficio istruzione non esisterà più col nuovo codice di procedura penale? Per questo hanno agito adesso, gli dice Falcone, perché dovevano evitare che io potessi continuare le indagini già provate nella loro efficacia con il maxi processo. Adesso si trattava di affrontare anche il capitolo delle connivenze politiche. Ecco perché hanno agito adesso, spiega Falcone a Vito D'Ambrosio, aggiungendo: mi avete crocefisso. Ecco dove mi è venuta l'idea della persecuzione. È Falcone che parla, non è Borsellino. Mi avete crocefisso. Perché? Cosa vuoi dire? Gli chiede l'amico D'Ambrosio. Mi avete inchiodato come bersaglio. Crocefisso e inchiodato. Teniamole presenti queste parole. A un'altra consigliera, sua amica che aveva votato per lui, Fernanda Contri, dice direttamente, lei che cercava anche lei di consolarlo: avete capito sì o no che mi avete consegnato la mafia? Voi, il Consiglio Superiore della Magistratura, mi avete consegnato la mafia? Ora, è Falcone che parla, ora possono eseguire senza problemi, i mafiosi possono eseguire senza problemi la sentenza di morte contro di me, già decretata da tempo, perché adesso sanno, hanno avuto la dimostrazione che non mi vogliono neanche i miei, cioè i magistrati. In altre parole, adesso sanno che sono solo e che sono detestato anche dai miei.
Allora dunque non è che si è trattato di una bocciatura, è qualcosa di molto di più di una bocciatura. Falcone era già il capo dell'ufficio istruzione di fatto, e non solo non viene nominato lui, ma gli mettono sopra uno il cui compito era quello di disfare l'opera di Falcone, distruggere i presupposti giuridici del maxi processo. E così agirà Antonino Meli, respingendo e interrompendo la prassi creata da Falcone, da Chinnici, dagli altri. La prassi era che una piccola procura, tipo Termini Imerese o Caltanissetta, che riceveva per competenza di occuparsi di alcuni delitti di mafia, preferiva trasmettere l'incartamento a Palermo perché c'era un ufficio molto più strutturato e capace che aveva dato prova di saperle fare le indagini. Magari quel pubblico ministero, onore a lui, sentiva di non essere all'altezza di fare un'indagine così difficile. E quindi era invalsa questa abitudine, e questo anche sul presupposto che la mafia, appunto, come abbiamo visto prima, fosse un organismo unitario, no, caravanserraglio, ma un organismo unitario, una struttura unitaria. Bene, che cosa succede allora in concreto? Succede che Falcone non solo non viene nominato, ma viene sottoposto a un capo che aveva tutt'altre intenzioni, tutt'altra mentalità, e in questo stesso modo viene non promosso, viene degradato, perché prima era capo di fatto, adesso è sottoposto a un capo che la pensa all'opposto di lui. Litigano, si rivolgono alla Corte di Cassazione per decidere se la mafia si è fatta in un modo o nell'altro. La Corte di Cassazione risponde dicendo: altro, ha ragione Meli, non ha ragione Falcone, ha ragione Meli, la mafia ha prevalente struttura locale, è fatta di bande e di cosche, ciascuna autonoma dall'altra, che agiscono in ambito locale. Questa decisione della Cassazione è una specie di missile a scoppio ritardato contro il maxi processo, che ne distrugge il fondamento logico e giuridico. Dunque quello è certamente stato il cominciare a far morire Falcone, le parole che ha usato lui: crocifisso, inchiodato, eseguita la sentenza, sono, come dire, la struttura logica di una persecuzione. E le parole che lui sceglie, lui che era certamente laico e non credente, sono tratte proprio dal linguaggio evangelico: inchiodare, crocifiggere, perseguitare. È quello che è successo a Gesù, che è stato sì, alla fine ucciso, sembra, da un soldato, no? Io mi ricordo infantile questa immagine del soldato romano a cavallo che con la lancia colpisce il petto di Gesù per vedere se è ancora vivo dopo che ha passato ore e ore sulla croce o se è morto. Il cavallo sembra abbia avuto uno scatto e la lancia si confligge nel costato, sul cuore di Gesù. Ecco perché Falcone, credo inavvertitamente, istintivamente, ha usato quelle parole: mi avete crocifisso, mi avete inchiodato, mi avete consegnato come bersaglio alla mafia. Beh, Gesù mica è stato ucciso dagli scribi e dai farisei, è stato ucciso dal soldato romano, ma tutta la preparazione precedente, la condanna e la traduzione sulla croce, trascinata a spalla da un uomo che è già mezzo morto, e questo non è opera dei romani, questo l'hanno fatto scribi e farisei, un popolo ebraico aizzato e fomentato dagli scribi e dai farisei. E questa è la ragione per la quale ho parlato della persecuzione. Grazie, grazie mille, veramente. Quando facevo riferimento a informazioni che io non possedevo, mi riferisco ai verbali desecretati dell'audizione del CSM. Guardate, veramente, mentre leggevo mi devo fermare e prendere fiato, proprio perché ormai
Falcone era già direttore degli affari penali del Ministero, perché non l'abbiamo detto, Cadio Martelli come Ministro della Giustizia, di Grazia e Giustizia, ha voluto accanto a sé Falcone come direttore degli affari penali del Ministero, permettendo a Falcone di giocare una nuova carta, quella proprio anche della, del fine giurista. E, tra l'altro abbiamo qui in platea il professor Di Federico in prima fila, che lei ben conosce, che salutiamo, che fece parte della, della squadra, in prima fila, poi dopo glielo, ecco, che fece proprio parte della, della sua squadra, il Ministero. Esatto, esatto. Grazie professore. E ecco, e lei riporta proprio il testo dell'audizione, e guardate, è un dovere leggere queste pagine, leggere proprio la, la crudezza, la violenza utilizzata, verbale, utilizzata da questi rappresentanti del CSM che vogliono udire Giovanni Falcone, che in quel momento era già direttore degli affari penali. E questi sei magistrati seguono praticamente la traccia di una denuncia, un esposto di Luca Orlando, di Alfredo Galasso e Carmine Mancuso, in base al quale si temeva che Falcone tenesse chiuse nelle cassette della procura le carte che portavano i mandanti politici degli omicidi eccellenti. Ecco, è importante leggere la durezza di questi dialoghi, come loro si rivolgono a Falcone come l'ultimo dei delinquenti, e come Falcone risponde, e anche in questo caso le dice e dà una lezione di economia ed ecologia delle indagini. La centralità di questo libro e dell'insegnamento che lei ci riporta di Falcone fa riferimento proprio alla, che lei ha già fatto cenno a tutto questo, alla probità anche del magistrato, dell'uomo e del magistrato, il quale riteneva che fosse immorale avviare delle imputazioni e di contestare un reato anche quando c'era un'assoluta aleatorietà, no? Nel risultato giudiziario. Non si chiede un processo se non si ha la ragionevole certezza di poter ottenere delle condanne. Avviare i processi poi come va, questo è una cosa amorale. Amorale. Un magistrato che si comporta così è un magistrato amorale. Se tu chiedi un processo per condannare un imputato, devi avere la ragionevole certezza che lo porterai la condanna. Se no non fai il processo. E anche mette in discussione l'attualità, la cultura del sospetto. Lei riporta queste parole, la cultura del sospetto che non è anticamera della verità, quanto cultura del sospetto c'è al mondo oggi nel dibattito pubblico, non è cultura e non è anticamera della verità, ma è anticamera del comeneismo. Una lezione di economia ed ecologia delle indagini. In quella audizione Falcone parlò anche del cosiddetto terzo livello, e qui volevo venire a lei. Fondamentalmente gli recriminarono il fatto che lui negasse il fatto che ci fosse un terzo livello, mentre prima l'aveva sostenuto. In realtà Falcone ribadisce che secondo la sua opinione non, un terzo livello nel senso di direzione strategica formata da politici, massoni e capitani di industria non ci fosse, e dice se ci fosse una sorta di spettre basterebbe un James Bond per togliere di mezzo tutto, e tutto invece molto più complesso, molto più ramificato, molto più intenso. Io le voglio chiedere questo. Falcone però all'indomani dell'attentato della Daura parlò di menti raffinatissime.
Ci sono sentenze che sottolineano la convergenza di interessi tra poteri esterni a Cosa Nostra e l'organizzazione mafiosa, proprio per una condivisione di progetti e di incoraggiamento anche delle azioni. A 30 anni da queste parole, lei ritiene che noi abbiamo degli argomenti per queste parole, o secondo lei noi dobbiamo ancora confermare questo elemento? Che rapporto c'è realmente tra il sistema politico e il sistema mafioso? Lei ha già ribadito nel pensiero di Falcone, che è stato espresso anche proprio nella prima, nel suo primo incontro, il quale diceva: Falcone, non è la politica che dirige la mafia, ma è la mafia che detta regole alla politica. Quindi a 30 anni, con tutto quello che è accaduto, tutto ciò che non è accaduto, con i processi che ci sono stati, che sono stati celebrati, con le conseguenze, con le sentenze, con le condanne, con le assoluzioni, che tipo di considerazione possiamo fare su questo elemento del terzo livello e rapporti tra mafia e politica? Allora, intanto un chiarimento sulla questione del terzo livello. Falcone aveva a un certo punto, in una lezione, in un convegno organizzato dal CSM, parlato di tre tipologie di delitti mafiosi. La prima sono i delitti che la mafia compie diciamo così, in automatico, no? Gli scopi diretti dell'organizzazione. La seconda sono i delitti che la mafia compie per proteggersi. Poi ci sono i delitti più gravi, che sono quelli che puntano contro figure istituzionali. Chiaro che uccidere il presidente della regione Sicilia è più grave che uccidere, adesso mi incrimineranno per lesa maestà, ma insomma è più grave che uccidere un mafioso di intimo grado. Allora, a un certo punto, sulla base di questa tripartizione fatta da Falcone, altri magistrati cominciano a teorizzare questa esistenza di un terzo livello. Ma il terzo livello di cui parlava Falcone è di bersagli della mafia, non di gente che sta sopra la mafia e che la comanda. Quindi era una, non solo una forzatura totalmente insensata, ma è proprio un travisamento delle parole di Falcone. Eppure il Consiglio Superiore della Magistratura gliele contesta come se l'avesse detto. Lui naturalmente si difende, poi a un certo punto perde la pazienza e lo dice anche: guardate, così non si può più continuare a Palermo. Non lo dico per me, io ho la pelle dura e posso resistere, ma ci sono tanti giovani magistrati che cominciano ad essere demotivati, perché è chiaro che se non si capisce più chi sono i buoni e chi sono i cattivi, chi fa il suo dovere e chi non lo fa, si genera sfiducia. Là dove è più indispensabile che ci sia la fiducia nel buon funzionamento dello Stato e innanzitutto della magistratura. Tu però mi hai fatto una domanda completamente, come dire, diversa, e cioè se dopo tutti i processi che ci sono stati, ma io che cosa ho visto in questi processi? Tutta quella lunga teoria di processi alla trattativa, che poi si è conclusa con l'unica sentenza giusta. Quella... Comunque nel libro ci sono tutti i riferimenti proprio al più della trattativa, quindi c'è anche tutto ne parlo lungamente e credo anche lì di essere venuto a capo di qualche mistero, specialmente quello relativo alle cosiddette stragi in continente, all'attacco a Palazzo Chigi, eccetera, eccetera. Tornando invece al punto in cui eravamo, che cos'è che fa cascare questo impianto di cui sono autori, sempre poi c'è Orlando Cascio, Galasso, loro sono sempre in prima pista, e poi tanti altri magistrati che sostengono il terzo livello, cioè la commistione tra politica e mafia. Ma innanzitutto le prove non si sono mai trovate di questa commistione. E le condanne che sono arrivate hanno colpito chi? Mannino è stato assolto dopo che ha fatto non so quanti, 2 anni quasi di carcere preventivo. Carcere preventivo, cioè detenzione prima della condanna. Non si sa se uno è colpevole o innocente, però intanto sta in galera. Questo è inammissibile in qualunque paese civile.
questo è toccato a Mannino. L'altro è stato in alcuni processi assolto e l'uno contro i due condannato ed è l'ultimo. Ora, io non lo so se sia colpevole o non è colpevole, ma anche se fosse colpevole sarebbe dell'Utri, non il sistema politico, mi sembra un po' diverso, no? Era siciliano, probabilmente è vera la storia che la mafia aveva messo le bombe alla standa che all'epoca era proprietà di Berlusconi, avranno cercato il modo di proteggersi, diciamo le cose come probabilmente sono andate. Costruire su questo la contaminazione generale della politica con la mafia mi sembra veramente un'impresa che nemmeno il più, come dire, ardito dei magistrati di mafia può sostenere. In Sicilia, se si parla della Sicilia, il discorso cambia. In Sicilia effettivamente è difficile negare quel rapporto qui parlava anche Falcone spesso, tra mafia e mafiosità. Cioè, i mafiosi sono quelli affiliati a Cosa Nostra, cucciuti, si sono fatti l'affiliazione, hanno obblighi di fedeltà assoluta, di obbedire agli ordini, di tacere sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il mafioso. La mafiosità è il retroterra, tipo quelli che hanno dato l'automobile, l'appartamento e addirittura prestato il proprio nome e cognome a Matteo Messina Denaro. Questo è già un livello diverso di partecipazione, no? Non è da protagonisti, non sparano, non uccidono, forse neanche rubano, e però sostengono i mafiosi perché ne riceveranno dei benefici. E questa è la mafiosità che si fonda su quello che è il grande principio della mafia siciliana, l'omertà. Parola quella che non hai mai detto, la parola migliore è quella che non hai detto, è tutta la filosofia e lo spirito mafioso. Questo è un tessuto piuttosto ampio. Quando Falcone gli diceva, vabbè, la mafia è come un cancro, lui diceva, no, non è un cancro, non è un cancro che si è sviluppato su un organismo sano, no? Il fatto è che l'organismo, il tessuto, diceva Falcone, non è affatto sano. E questo è il punto della questione. Dove c'è, come dire, del marcio, è più facile che si sviluppi la mafia. Lui la definiva, adesso gli devo dire la verità, non mi ricordo più se questa definizione è sua o mia, perché succede quando si parla insieme tante volte di una cosa, di non ricordarsi chi l'ha usata per prima. Nel dubbio lo attribuisco a lui, però non vorrei fargli torto perché magari lui non è d'accordo. La mafia è una patologia del potere e del resto è nata come patologia del potere, perché i bravacci, i campieri a cavallo con la lupara a tracolla che spaventano i contadini o li uccidono o li picchiano, li battono o li stuprano la moglie o li portano via i figli, sono già una patologia del potere. Giannizzeri sarebbero chiamati a Istanbul, oppure Bravacci nella Milano del 600, Alessandro Manzoni. È la stessa stirpe, la stessa categoria di persone. Intorno a questi ci sarà una cerchia più larga, più estesa, che sono i favoreggiatori, quelli che adesso, l'ultima riforma del codice di convenzione dell'articolo della associazione a delinquere, associazione esterna, concorso esterno. Non è tanto facile identificare un concorso esterno, da giurista immagino che sia molto complicato, no? E quindi si finisce consegnare un altro arbitrio in più alla magistratura, base molto tremolante di diritto. Ma purtroppo io starei veramente delle ore, perché avrei tantissime, mi prendo ancora un attimo, Romano non c'è, quindi approfitto, sei distratto un attimo, perché ovviamente la centralità di questo libro è riferito anche alle importanti innovazioni portate proprio dal gruppo di
Per quello sono un po' balestrato, riferendo di come è stato trattato, perché non è solo tutto quello di cui abbiamo già parlato, e cioè bocciato, degradato, disarmato, privato del comando a Palermo. Poi lo bocciano quando si candida alla procura, poi lo bocciano quando si candida al Consiglio Superiore della Magistratura. Qualche amico sprovveduto gli aveva consigliato di farlo, pensando chissà, Falcone è così popolare che stravincerà. Allora hanno votato 9.000 magistrati, sapete quanti voti ha preso Falcone? 55. Niente. Niente. Segno che la sua impopolarità non era esclusiva del CSM, era anche tra i colleghi, anche i colleghi normali, umili, eccetera. Perché? Ecco, questa è la domanda anche che mi ha sempre. Perché erano gelosi, perché erano invidiosi, si dice sempre questo, sì, è probabile, ci sarà anche questo elemento. Però da questo a passare all'odio, beh, ce ne corre e ci deve essere qualche altro motivo. Ci deve essere qualche altro motivo. Sicuramente avrà contato la campagna di delegittimazione che gli hanno mosso contro il CSM e l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Sta di fatto che poi quando io lo candido a fare il procuratore nazionale antimafia, che cosa fa l'Associazione Nazionale dei Magistrati? Anzi, prima, quando noi insieme istruiamo, costruiamo la Procura Nazionale Antimafia, l'Associazione Nazionale dei Magistrati proclama uno sciopero generale di tutti i magistrati. Non è mai successo nella storia d'Italia che i magistrati scioperassero. Hanno scioperato solo contro Falcone, Martelli e Cossiga, per dirla per intero. Perché questo è molto importante, io leggendolo, no? Abbiamo letto poi dopo con lei, come Ministro della Giustizia, Vincenzo Scotti, come Ministro dell'Interno e appunto Giovanni Falcone, è iniziato proprio un'opera di estensione dell'esperienza palermitana del pool, quindi la DIA, tra l'altro ieri Bologna è stato proprio inaugurato il centro operativo della DIA, le procure distrettuali, la DNA, il procuratore nazionale, cioè noi godiamo di tutti questi strumenti, ma in realtà se in questo libro si legge quanto sia stato difficile varare queste riforme, quando c'è stato veramente netto il contrasto da parte del CSM e dell'ANM. Io volevo chiudere, scusami Romano, perché lei parla ampiamente anche del 41 bis. Dopo Capaci, appunto, lei vuole emanare il decreto Falcone, che sono modifiche del codice di procedura penale dei provvedimenti di contrasto, che includono anche il 41 bis. Come trattamento differenziato per detenuti mafiosi, proprio finalizzato a isolarli in carcere. La responsabilità di portare questa norma e di farla votare dopo, non solo Capaci, ma dopo Via D'Amelio. Lei ha firmato i primi 400 decreti che hanno imposto il 41 bis sul cofano della macchina. Che l'ha portata della sua macchina, che l'ha portata proprio sotto la scaletta Lea per Palermo il 19 luglio del 1992. E proprio in quel giorno lei chiese proprio di convocare il Parlamento in seduta straordinaria e quindi venne approvato il decreto antimafia tra il 4 e il 6 agosto. La tenaglia funzionava. Le ha scritto, no? Però il 41 bis dava fastidio, costituito da tutta una serie naturalmente. No, ma due fondamentalmente. Uno è il 41 bis, cioè una condizione carceraria più afflittiva di quella a cui sono sottoposti i detenuti normali, più afflittiva perché sei isolato. Ecco perché io per esempio non mi spiego questa cosa di cui poi si è parlato per 3 settimane, dei rapporti tra l'anarchico Cospito e camorristi e degli andranghetisti. È fatto apposta 41 bis per evitare contatti dentro il carcere e questi si mettono d'accordo addirittura sul fare organizzare e promuovere manifestazioni esterne. E
cosa fanno i sorveglianti? Dove stanno? Di che si occupano? Come è potuto accadere? Non staremmo qui a disquisire del problema se non ci fosse stato alle spalle incuria, minimo incuria, che a parer mio è il grande male italiano, anche nelle vicende di mafia. Parlo tanto di vita, siamo sempre in ballo valori sacri, spesso la realtà è molto più miserabile, e l'incuria che domina soprattutto nelle vicende anche giudiziarie. Quello che scatenarono contro Falcone quando venne a lavorare con me al Ministero, ecco, avevo cominciato a leggere quelle parole, quelle pagine, perché si è fermato a quel punto. Invece sono cruciali. Quelle che le ho detto a Falcone quando, perché non diventasse procuratore nazionale antimafia. Ti sei venduto a Martelli, sei venduto al potere politico, non puoi più dare garanzie di autonomia e di indipendenza, uno come te non dovrebbe neanche fare più il magistrato. Sono parole dei suoi colleghi gridate, stampate dall'Unità, Pizzo Russo, consigliere del CSM, che se ne uscì con un articolo di una violenza inaudita, Coccia, altro consigliere designato da quota laica dal partito PDS, insomma, era giusta l'osservazione che fece a un certo punto l'ambasciatore americano Rapa. Si ha l'impressione, diceva, che i magistrati siano così impegnati a farsi la lotta tra di loro che non gliene rimane altro di tempo per fare la lotta alla mafia. Non fanno altro litigare tra di loro, diceva l'americano. Diceva anche un'altra cosa, ma la dirò in un'altra occasione. Bene, io ringrazio veramente sentitamente Fabio Martelli per aver scritto questo libro. A volte noi ci chiediamo che cosa possiamo fare noi privati cittadini, e io ritengo che la cosa primaria è informarci, la cosa primaria è leggere libri come quello di Claudio Martelli, proprio per capire, per conoscere, anche eventualmente per riuscire a controbattere false narrazioni, no, di ciò che ci accade quotidianamente. Grazie di cuore per tutto quello che ha fatto nel passato e anche nel presente, perché è un grande insegnamento. Bravi. Grazie. Scusi, Martelli. Allora, chi volesse farsi firmare copie del libro, si mette qui Martelli, in questa casa qua. Mettetevi in fila qua, per favore.